desiderio con la libertà, ma non basta desiderare la libertà, desiderio è una cosa, l'impegno per raggiungerla è un'altra, perché bisogna agire per ottenerla. Desiderare la libertà può essere un bel sentimento, ma anche piacevole da provare, ma resta nel territorio dell'impotenza se non è trasformato in impegno e in azione. E solo quell'impegno e quell'azione poi ci porteranno fuori dall'identificazione con il fatto di essere vittima sempre degli altri, dell'esistenza, e dire che è sempre colpa degli altri, colpa della società, della politica, eccetera. Semplice volere la verità è anche una determinazione personale a fare tutto ciò che si può fare, tutto ciò che è necessario, possibile, perché? Per cambiare le cose, perché questo avvenga, per liberare se stesso, magari raggiungere i propri obiettivi. La prima cosa che devo riuscire a fare per imparare a essere libero nel rapporto con gli altri, nel supporto di lavoro, nella famiglia, nella società in generale, e di riuscire a essere me stesso. Siete d'accordo? Il primo passo. Ma per essere se stessi c'è bisogno di tornare continuamente, ogni tanto, con la propria attenzione a se stessi. Così può essere se stessi se non ci si capisce, se non si sente che cosa si vuole, come ci si sente in una certa situazione. Quindi ogni tanto bisogna tornare a se stessi, non stare sempre fuori di sé, no? Come molto spesso facciamo. Tornare a se stessi, cioè al proprio corpo, alle proprie sensazioni, alle proprie emozioni, ai propri sentimenti, a ciò che provo, ai cambi di umore. Magari in certe situazioni sento che c'è un umore diverso. Questo è tornare a se stessi. Anche ai pensieri, ai sentimenti, osservare come questi mutano e che effetti hanno su di me. Questo è il primo passo per essere liberi. Questo sposta il centro dell'esperienza dall'esterno all'interno. Invece di essere sempre focalizzati su quello che succede fuori, essere un po' più focalizzati sul fatto che su ciò che avviene a me. Esserne consapevole ogni tanto, questa è quella che si chiama una svolta di 180 gradi dal punto di vista psicologico, in cui l'attenzione è rivolta all'interno. Tutte le volte che operiamo questa svolta di 180 gradi, cioè dall'esterno all'interno, la nostra attenzione si muove dall'oggetto al soggetto nell'esperienza, ma anche la nostra consapevolezza ha un centro diverso. E con questo movimento della consapevolezza anche la nostra energia comincia a fluire più verso dentro, invece di essere sprecata verso fuori, come accade molto spesso nella quotidianità, e sprechiamo tanta energia. Quando riusciamo a fare questa svolta, cioè 80 gradi, conserviamo più energia, anzi guadagniamo più energia, l'energia si accumula nel più dentro. La nostra ossessiva attenzione a oggetti esterni, a persone esterne, a ciò che pensano gli altri, è la causa principale dello stress e dell'esaurimento energetico. Sprechiamoci, esauriamo la nostra energia no? Perché gli altri magari penseranno, ci giudicheranno male, cosa penseranno, e quindi anche ci focalizziamo troppo sugli altri. Man mano, durante le varie esperienze di gruppo, nei colloqui di counseling, sentendosi accettati, come abbiamo detto all'inizio, con quell'atteggiamento di ascolto attivo che partecipa a questo tipo di relazione, da una chiusura difensiva passa ad un'apertura fiduciosa. È la disponibilità a lasciare essere qualunque parte della propria esperienza e di se stesso, a lasciare essere così come, ecco la verità, senza una paura.
troppa paura del giudizio, cioè. E bravo, dire sì a ciò che avviene sia dentro che fuori di me, accettare sentimenti, le cose, no? Valore, diagonale, personale, la consapevolezza che ogni giudizio, ogni pregiudizio, ogni resistenza, ogni valutazione, ogni tentativo di cambiare ciò che sento dentro e anche ciò che è fuori, è solo un'opera del passato che si proietta, o dei condizionamenti anche, che si proietta cercando di manipolare il presente, quello che è, invece va accettato per quello che è, il presente dell'esterno e per il presente della nostra interiorità. Insomma, è il tentativo del nostro superego, del nostro giudice interiore, di riaffermare il suo controllo su di noi, sul funzionamento della nostra persona. Essere aperto a me stesso, invece, all'esperienza, quella attuale, quella che man mano viene fuori, quando uno riesce a fare questa svolta che dice tutta la grande, dicevo prima, quando riesce ogni tanto a sentirsi, a tornare a se stessi. Quindi essere aperti a se stessi, l'esperienza attuale, vuol dire rivolgere la propria attenzione al sentirsi piuttosto che al pensarsi. Noi siamo troppo presi dal pensare, dal pensarci, dai pensieri. È vero, cioè se pensiamo, quando tornate a voi stessi, che cosa trovate? Molto spesso trovate dei pensieri, perché state pensando a ciò che dovete fare dopo, a progettare, a ciò che non avete fatto in passato, sono tutti pensieri. Invece essere aperti a se stessi veramente significa rivolgere l'attenzione a sentirsi. Sentirsi significa le sensazioni, le emozioni, i sentimenti, e non al pensarsi. Significa aprire tutti i propri sensi e riconoscere le informazioni che essi ci danno ora, piuttosto che cercare magari nel passato, nei pensieri passati, le informazioni, imparare a stare aperti a se stessi, all'esperienza presente. Significa sviluppare la capacità di contenere frammenti di comprensione che vengono da dentro, aspettando che poi l'intero disegno si rivedi. Anche se non riusciamo a capire le cose, perché sono, contendiamoci di prendere quei frammenti che vengono da dentro. Non mi sento così in questa situazione, non mi sento a me, non mi sento a mio agio con questa persona. Questo sento, questo è il sentirsi. È un frammento, aspettando che poi l'intero disegno si completerà dopo. Intanto prendo un pezzo. Invece, entriamo subito a concludere le cose, a dare subito, no, dei giudizi, delle conclusioni, dei pregiudizi. Superare il bisogno compulsivo di trovare subito risposte immediate, come tendiamo a fare, per alleviare magari la paura dello sconosciuto, dell'ignoto. Imparare ad aspettare, mantenendo viva la curiosità, semplicemente vedere cosa sento in questa situazione e guardare dentro, no? Sentirsi. Questo è uno stato di allerta, di osservazione soltanto, che risulta dalla concomitante attivarsi di tutti i nostri sensi fisici e anche di sensi spirituali. È una sensazione dimenticata sin dall'infanzia, perché il bambino è così, attento a ciò che sta accadendo in quel momento, senza pensieri, complicazioni mentali. È una sensazione quindi di allerta, di eccitazione per la possibile scoperta, di stupore di fronte alle cose nuove che andiamo a scoprire, di fronte alla ricca complessità dell'universo che c'è. A volte non vediamo proprio, perché siamo tutti incasellati nei nostri preconcetti, nei nostri pregiudizi. Incasellato, incasellato tutto, come se sapessimo, sappiamo già tutto. Come c'è l'universo? Ecco, una cosa da scoprire momento per momento. Il bambino ha questo atteggiamento, noi l'abbiamo perso.
Quindi è uno stupore di ricevere di fronte alla ricca complessità dell'universo che siamo, che c'è e che siamo, di quello che ci circonda. È una sensazione di stupore di fronte al mistero dell'universo. In questo modo, con questo atteggiamento, aumenta la consapevolezza di sé e degli altri dell'universo. Ma questa consapevolezza di essere più di ciò che pensiamo a volte ci spaventa, perché dentro di noi possiamo scoprire di essere più di quello che pensiamo, no? Durante il percorso di crescita, sapete, molte volte parlano della componente spirituale, la spiritualità, no? C'è un universo in ogni persona da scoprire. E questa paura molto spesso ci impedisce questa, di aprirci anche di questa consapevolezza. Spesso durante il percorso di crescita ci manda proprio in crisi questa, no? Questa apertura a noi stessi. E la presenza di un altro, che è aperto anche un caso in questo chiarimento, sostiene durante il processo di destrutturazione della falsa personalità, della falsa identità e della scoperta di sé, del vero sé. Ecco la funzione anche di uno che attraverso quelle semplici tecniche di accettazione ti sostiene in questo processo di autochiarimento. Principalmente attraverso la sua funzione di specchio, come abbiamo sempre detto, e la capacità di offrire un contenitore all'interno del quale ci sentiamo al sicuro di affrontare magari la scoperta di sé e anche in momenti di crisi.